Buongiorno a tutti ragazzi, buon sabato 22 giugno, altra giornata di estrazione. Ragazzi, ieri sera niente di che, io ve l'ho detto già settimana scorsa, io potrei anche star fermo, perché fare tre vincite consecutive in tre estrazioni consecutive di giovedì, venerdì e sabato, tutte in una volta, non è da tutti, quindi la ruota gira, oggi a me, domani a te, ma io potrei star fermo. Ma non mi fermo, perché noi andremo alla cassa. Ieri non è andata bene neanche ieri, va benissimo, ma ci sta ragazzi. Oh ragazzi, c'è gente abbonata che da 3 mesi ha fatto un ambetto in terzina, eh. E poi quando fa finalmente l'abbo secco a ruota esultano dopo 3 mesi. Ma quanto hai perso? Hai fatto l'abbonamento 10 euro, 30 euro al mese. Hai fatto un ambo secco dopo 3-4 mesi. Fino all'altro ieri hai fatto un ambo su tutte, un ambo in terzina, un ambetto, scusate, in terzina. C'è. Voi vi lamentate, magari anche con me che faccio le cose gratis, figuriamoci con quelli che fate gli abbonamenti, li ammazzata sta gente qua, quelli fanno gli abbonamenti sono ancora più preoccupati che non vincono gli abbonati. Io sinceramente sono preoccupato fino a un certo punto, perché io faccio per passione il lotto, studio i numeri, il mio canale sta andando, ma che devo dire, fra un po' me magna qualcuno con gli iscritti, il canale cresce, evidentemente un motivo ci sarà. La mia professionalità, la mia bravura, la mia serietà, la mia simpatia, quello che molti non hanno. Però ragazzi, non dovete sempre lamentarvi. Ieri sotto un mio video, naturalmente ho imparato anch'io da qualche mio collega lottologo, anzi previsionista, perché lottologo non esiste, ho imparato anch'io da qualcuno di loro a incominciare a bannare, a bloccarvi, così voi potete guardare i video ma non potrete più commentare, così imparate a dire le stronzate, ok? Se Mimmo Nazionale ritiene che quella previsione la toglie, la cambia. Non è che cambia sempre, io non cambio mai. Io aggiorno. Oggi ho aggiornato e ho modificato. Nei miei aggiornamenti stamattina troverete la Cagliari-Torino della sesta del mese, dovete andare avanti, non ve lo dico più. Questa è una previsione che vi sto mettendo negli aggiornamenti, ma è il metodo regalato a tutti voi. Quello che il mese scorso ci ha pagato al nono colpo lambo secco spaccato a Cagliari. Ok? Quindi la Cagliari-Torino della sesta del mese, che mette in gioco il 68, le posizioni non ve lo dà il metodo, ve le dà Mimmo, 68 a Cagliari-Torino in terza e quinta, da abbinare al 2,62 a girare. Occhio perché quel 62 è diventato molto forte con le stazioni di ieri, eh. Milano-Napoli, che ieri era il 90 con 4 abbinamenti, l'ho modificato. Milano-Napoli il 90 adesso è con 3 abbinamenti. Il 90 Milano-Napoli è abbinato al 13, 23 e 44, 3 abbinamenti. Torino, attenzione, Torino ci sono due ambi che poi uniti diventano una quartina, che sarebbero Torino 12 e 29, che già stavamo giocando, e il 30, 77 che gli ho dato ieri. Questo è forte sto 30, 77, guardate a Torino cosa è uscito ieri sera. 3 e 33, caso vuole i radicali. 3, 30, 33, 39. Ieri è uscito 3, 33. Ci scappa il 30 stasera. Occhio a quel 30 e 77 a Torino. Quindi poi fate la quartina. E poi non troverete nient'altro che 4 ambi su ruota unica. Ragazzi, io qua con 10 euro, 10, 12 euro, potete giocare tutto. Naturalmente dovete fare una scelta e giocare bene 1/2 previsioni. Come dice anche qualche professionista, massimo 2 previsioni portate avanti. 2. O se decidete di giocare la bacheca, 4 ambi su ruota unica. Perfetto. Comunque nella bacheca troverete Nazionale 41-84, Bari 28-51, occhio alla convergenza con Enza Matuzzi, ok? Firenze è diventato un ambo, non più la terzina. Prima giocavamo a Firenze 1-2-85. No, adesso si gioca solo a Firenze 1-85. E Napoli, l'ambo che vi ho dato ieri, 30-66. Ultima cosa, ricordatevi che la previsione in collaborazione col mitico Silvio Spaventa, questa previsione siamo nei primi colpi di gioco, secondo o terzo colpo. Bari-Venezia, questo 56 è molto forte, in seconda e terza posizione, ambo unico Bari-Venezia 56-83, con Silvio Spaventa. Mi raccomando ragazzi, tornando sul discorso di prima, se scassate i maroni a noi che facciamo le cose gratis, immagino a quelli che fanno abbonamenti come li scassate la minchia, scusate il termine, ma quando c'è boh, c'è boh, eh? Cioè, non vi accontentate mai,
Oggi è bravo Mimmo Nazionale. Oh, Mimmo sei unico, Mimmo number one, Mimmo sei unico, non ce n'è come te. Domani vince Pinco Pallino. Oh, sei unico, tu sei bravo, tu, complimenti qua. Praticamente ogni volta che, giustamente, la ruota gira la fortuna, no? Fa vincere un provvisionista, voi puntualmente sei il numero uno, non ti batte nessuno. Ma perché fate così? Non ditela sta frase, non ditela più. Quando fa vincere Mimmo, grazie Mimmo, complimenti. Quando fa vincere Franco, grazie Franco, complimenti. Ma non scrivete le gastronerie se il numero uno, se il numero uno, se il numero uno. A meno che non siete coerenti e lo dite solo a una persona, se il numero uno, se il numero uno. Se il numero... Però se lo dite poi in altri canali, che vi si vede il nome e cognome del canale, della descrizione, cioè fate anche una figuraccia, come quello dici sei il numero uno, tu sei il numero uno, tutti il numero uno, il numero 10 non c'è, numero 2, 3. Comunque ragazzi, questo per dirvi che siete sempre pronti a lamentarvi, eh? Si vince, oggi con me, domani con lui, domani con lei, domani con lui. È una ruota che gira. Quello che dico sempre, diamo sempre meno soldi alla Lotto Italia. E non giocate quella puttanata del numero oro, vi sta portando via tanti di quei soldi. C'è gente che ha giocato previsioni, tipo 5-6 previsioni, aggiungendo l'oro, spendendo il doppio, che se spendeva 24 euro, ma gli tocca spendere 48 euro. Ma voi siete fuori di testa. Piuttosto questo numero oro di merda, perché è un numero oro di merda, che ti può dare tanti soldi, ma la Lotto Italia non se l'ha inventato per caso, eh. Non è che la Lotto Italia si è inventata il numero oro per dire, ah, accontentiamo tutti questi giocatori qua con tanti soldi. Se le palle, te lo deve far uscire in quinta posizione il numero, insieme agli altri. Volete fare questa stronzata del numero oro? Un ambo! Scegliete un ambo della mia bacheca, per esempio. Ve lo giocate. Ambo e oro. Che ne so, ci mettete un euro. Quindi diventa 2 euro. E a parte vi fate una schedina, un euro di ambetto. Perché si può fare. Perché l'ambo con l'oro, ambo e oro, non potete mettere l'ambetto. Devi fare una schedina a parte con un euro di ambetto. Così se esce l'ambetto prendi 60 euro di qua. Ok? Imparate. Ma questo numero oro per me è una gran minchiata. E non è sicuramente per avvantaggiare voi giocatori, darvi soldi e regalarveli, che la Lotto Italia non regala un cazzo. Ricordatevelo, chi vi intorta la testa con questo numero oro di merda. Questo per dire che ieri qualche pirla sotto il mio canale ha scritto una cagata, ha scritto, ti faccio aspetta, cos'è che ha scritto? Però Mimmo, non devi cambiare sempre i numeri. Allora, intanto decido io sul mio canale se i numeri li cambio, perché ritengo che preferisco mettere un ambo diverso piuttosto che quello che c'era. Anche se era solo 3 colpi di gioco, non mi interessa. Decido io sui miei numeri. Poi siete voi che facoltativamente decidete di portare avanti quell'ambo, quel terno, quella quartina, che spesso, lo so, quando la tolgo paga, ma non solo a me, anche altri previsionisti. Quando tolgono una previsione, succede puntualmente che il colpo dopo, due colpi dopo, paga. Poi imparate a dare un ciclo di gioco alle previsioni. Se Mimmo Nazionale ritiene di toglierla, la toglie, ma se una previsione è lì da 6 colpi, va giocata ancora. La Cagliari Torino della sesta del mese, ve l'ho spiegato mille volte, quel metodo si gioca da quando la calcolate a quando la ricalcolate, quindi dura 17 colpi. Non è mai arrivato al 17° colpo. Il mese scorso, all'ottavo nono colpo, ha pagato l'ambo secco spaccato a Cagliari. Può essere che sto mese faccia il mese negativo, ci mancherebbe altro. Però dovete avere veramente una coerenza nelle cose che dite, perché non mi piacciono queste cose qua. C'è un altro pirla, anche lui bannato, perché adesso io dai miei colleghi previsionisti ho imparato a bannare, a bloccare, perché loro sono bravi a bloccare, ma imparo pure io a bloccare. A bannare e bloccare. Un altro mi dice, con i tuoi numeri non ho vinto niente, con i miei ho vinto. Allora non mi cagare il cazzo, non mi guardare neanche, pirla, mo che mi stai guardando, tu, come cazzo ti chiamavi, manco mi ricordo. Non mi guardare, e gioca i tuoi numeri di merda, con i tuoi numeri vinci. Vuoi vedere in un anno che cosa fai con i tuoi numeri? Gioca i tuoi numeri. A me basta guardare tutti i video a ritroso e poi ne riparliamo. Ma guarda te, guarda che c'è gente veramente, guarda. Ma non guardarmi, non devi guardarmi. Vai a guardare, anzi vai a fare l'abbonamento. Poi vedi se rimani 3 mesi a bocca asciutta con un'ambata semplice e un ambetto in terzina. Vai a fare l'abbonamento. Qua sei in un canale completamente gratuito e devi stare solo zitto che il Mimmo Nazionale ti regala tutto e non ti chiede neanche un centesimo. Non vuoi giocare? Non giocare i numeri di Mimmo. Vai a giocare i numeri di Franco. La gente non si accontenta mai, né con i numeri gratis e né tantomeno con gli abbonamenti. Va che siete veramente pazzeschi, ragazzi. Ha ragione Salvo Badessa quando dice mi sembra la corrida di Corrado. Grande Corrado Mantoni. E chi se la scorda la corrida? 30 anni fa me la guardavo io. Bello. Quelli erano
personaggi importanti. Corrado, ma alla corrida ce n'erano di personaggi che sono su web. Se state a guardare su web, ragazzi, è gente che andava alla corrida, eh? È uguale, eh? Vabbè, va. Vabbè, detto ciò, ragazzi, io ho concluso, ho detto tutto. L'estrazione è stasera, 22 giugno, sabato. Mi raccomando, io oggi mi devo sentire con un mio amico, Tony, che si chiama Antonio, ma lo chiamiamo Tony, un mio caro amico. Forse con lui, però non è sicuro, forse con lui a distanza di mesi vado alla sede estrazionale di Milano, però non è sicuro, perché se lui non può, non ci vado da solo. Quindi se lui può, mi dice ok, noi alle 7 saremo alla sede estrazionale di Milano, dove estraggono le ruote del nord, Genova, Milano, Torino, Venezia, perché alle 7 inizia la preparazione che dura mezz'ora, poi si assentano mezz'ora dalle 7 e mezza alle 8 e dove vanno? Nibo Nazionale, l'ha capito, ma anche tanti di voi. Nella sala server, dalle 7 e mezza alle 8 cosa succede? Provate a pensare cosa succede. Ve lo devo dire io? Meglio che non ve lo dico. Meglio che non ve lo dico. Va bene, vediamo stasera se riesco ad andare alla sede. Ragazzi, poi c'è una condizione che ho rilevato, ma non ve la voglio dare. Non ve la voglio dare perché sennò qua troppi numeri, diventiamo tutti pazzi e diamo i numeri. Già c'è gente che dà i numeri per, di conto suo. C'è una condizione su Milano, ma non ve la do. Me la tengo qua ed è scritta qua. Non ve la do. No, no, non ve la do. Questa non ve la do. Se mi vengono i 5 minuti, magari pausa pranzo, magari pausa pranzo. Vi dico solo che è una ruota unica, Milano, una terzina, non c'è l'ammata. È una terzina a Milano. Non lo so se ve la darò, non lo so perché non voglio mettervi altra carne sul fuoco. Già ce n'avete abbastanza di miei, di Tizio, Caio, Sempronio, perché so che giocate anche ambi di qua, di là, ma è normale, è normale. Anche quando giocavo all'epoca, giocavo i numeri di quello, dell'altro, non vincevo un cazzo, però vabbè. Ragazzi, io vi saluto, vi metto gli aggiornamenti per stasera l'estrazione. Se riesco, ripeto, se riesco e ho voglia, oggi, ora di pranzo, vi do questa terzina a Milano. Potete fare direttamente Ambo Eterno e Ambetto, se volete. Ambo Eterno e Ambetto. E se mettete magari anche un euro di Ambetto in terzina, vincete 20 euro. Ma non lo so. Intanto voi gli aggiornamenti adesso ve li metto, ce li avete qua. Non chiudete il video, mi raccomando. Incrociamo le dita e possibilmente a qualcuno non scassate la minchia. Se dovete venire nel mio canale, tutto gratuito, non pretendete niente. Potete pretendere da chi fate gli abbonamenti, da loro potete pretendere, perché loro hanno sulla loro coscienza voi che pagate un abbonamento e magari non vincete un cazzo. Su di loro pesate, ma non dovete pesare su di me, perché io ho la guarda, io dormo tranquillo la notte, dormo tranquillissimo, perché non ho il pensiero cazzo i miei abbonati, no, non ho sto pensiero perché non faccio abbonamenti. Chi fa abbonamenti e fa vincere ha la coscienza a posto, ma chi fa abbonamenti e purtroppo fa fatica a far vincere, loro si devono preoccuparsi, che dicono cazzo questo mi sta pagando, lo sto facendo vincere un cazzo, ho un ambo su tutte, ho un ambetto in terzina. Ragazzi, lì dovete andare a rompere i maroni, non da Mimmo Nazionale, perché già quello che faccio è fin troppo, il tempo che dedico all'otto gratuitamente è fin troppo, ok? E ricordatevi una cosa, solo un motivo mi fa andare avanti a fare l'otto: la passione dei numeri da 30 anni, perché se no è da mo' che avrei già mandato tutti a fanculo, minchia. Ragazzi, buon sabato e adesso vi metto gli aggiornamenti per stasera. Ciao!